Touche Times è in compagnia di Gabrielli Paola, che è la vincitrice di quest'opera che vediamo qui alle spalle. Ci puoi parlare di questo premio innanzitutto e di come hai realizzato l'opera che stiamo vedendo? Certo, allora la prima fase del progetto è stato pensare a un'immagine che appunto potesse racchiudere tutti gli elementi di cui ha parlato anche Paolo prima. La prima idea che ho avuto è stata di raffigurare la mia famiglia mentre mangiava, perché comunque è una pratica, diciamo, che in famiglia ci piace molto. Anche tradizionalmente abbiamo mantenuto questa idea di riunirci e mangiare insieme, raccontandoci anche quello che ci è successo durante la giornata. Quindi per me non è stato difficile, diciamo, interpretare il tema richiesto da Paolo per il premio. Però hai utilizzato delle tecniche innovative, sentivo. Ho utilizzato una semplice reflex, una macchina fotografica digitale con un tempo di esposizione alto di 2,5 secondi, quindi all'interno dello scatto sono state registrate più fasi di movimento. Oltretutto ho utilizzato una luce stroboscopica, quindi dei flash che hanno fermato delle fasi di movimento che si possono vedere abbastanza bene. L'unica cosa che è rimasta nitida è la bottiglia d'olio, appunto per simboleggiare comunque questo prodotto che era il tema all'interno principale del tema del concorso. Sei al terzo anno, sentivo. Adesso ho finito di frequentare il terzo anno. Mi sono iscritta al primo anno del biennio, sempre all'Accademia di Belle Arti di Brera, però con una diversa specializzazione. Mi sono iscritta a Nuove Tecnologie per l'Arte, indirizzo Arti Multimediali delle Reti, NetArt. Quindi sono andata in direzione più per le nuove tecnologie, per appunto acquisire queste competenze che, essendo partita da un... non temere, diciamo, da uno, ma tu stasera sei a Toscania a dormire, lo sai, adesso sento la necessità di acquisire queste competenze più da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista contemporaneo, diciamo, più attuali, per riunire poi, il mio obiettivo è quello di poi in futuro di riunire queste due competenze, sia di pittura tradizionale che di nuove tecnologie. Quindi il tuo sogno nel cassetto è proprio questo, diciamo, riuscire a fare qualcosa. Diciamo che il sogno, quello che vorrei fare da grande è questo, cioè portare avanti una ricerca artistica, e mi rendo conto che in questo periodo storico è abbastanza utopico, però uno ci spera sempre e poi ci sarà sempre il lavoro, diciamo, per pagare l'affitto, quello che si chiama così, però anche quello lo si fa abbastanza volentieri. Ti ringrazio. Niente.